adesso guardami, occhi dentro agli occhi, non scappare, ma lascia che ti guidi dentro i vortici. Poi porgimi una mano in questo immenso che ci avvolge e ci sconvolge, come un suono nel silenzio, perso in un momento troppo denso. Lento vado a fuoco come Assenzio, intanto attendo un cenno del tuo assenso ed è un brivido se penso a come vivo, se penso che al momento sono appeso al tuo respiro. E giro con il mondo stando fermo, e sento che la stanza gira intorno con noi dentro, e sento che anche il tempo va più lento, a stento, quasi per cullare l'armonia di ogni momento. E trovo melodia nel movimento, sinfonia che porta dentro uno strumento diverso in ogni muscolo che tendo. Se tu segui il mio tempo è già un duetto e non mi curo più del resto, perché questo è il nostro suono ed è perfetto. Connessi a doppio filo, occhi, mente, labbra, cuore, pelle, mani e respiro. Puoi pesare le parole per crearti un riparo, ma non fermi l'emozione di un messaggio già chiaro. Perché il tuo sguardo parla meglio della voce, e io posso risponderti porgendo una mano. L'unione più veloce si dispone fra i sensi, ormai siamo connessi, questo filo è tutto quello che abbiamo. E ogni parola è di troppo, ogni vestito un intoppo, senza nemmeno sfiorarci, siamo un sol corpo. Blocco i tuoi pensieri sul nascere, scopri i tuoi misteri ad ogni battito di palpebre. Mi basta un tuo sospiro per capire se restare oppure andarmene. Dei formalismi, no, non so che farmene. E da uniti nel duetto come partner, basta un cenno delle labbra ed è già tempo di combattere. I tuoi occhi come brace nel torace, brucia un fuoco che nel gioco mi fa tuo e non so ribattere. Incalzi poco a poco e ciò mi piace, sto in allarme e sono tarme dentro al lucido parquet del mio carattere. La carne freme a tempo con il battere del cuore, che da dentro nel silenzio prova a dare i suoi messaggi. E al passare delle ore le parole sono più rare, perché il corpo sa parlare se comprendi i suoi linguaggi. Ora che siamo connessi a doppio filo, occhi, mente, labbra, cuore, pelle, mani e respiro. Puoi pesare le parole per crearti un riparo, ma non fermi l'emozione di un messaggio già chiaro. Perché il tuo sguardo parla meglio della voce, e io posso risponderti porgendo una mano. L'unione più veloce si dispone fra i sensi, ormai siamo connessi, questo filo è tutto quello che abbiamo. Perché quando le parole sono inadeguate, ci sono mezzi ed espressioni che arrivano molto più in fondo. Le parole in molti casi sono una cosa terribilmente superflua. Ma i silenzi si prestano a interpretazioni troppo spesso discordanti. Ed è così che, quando la chiarezza manca, basta veramente poco per trovarsi fregati. All'occhio qui. All'occhio qui. All'occhio qui.